Sì, sì, sì. Oltretutto Silvana ci ha aiutato dall'inizio nella costituzione della nostra sezione qui a Foggia, quindi è una delle prime persone che noi abbiamo incontrato, forse ancora prima di incontrare Pina, e poi è lei che ha sostenuto anche il lavoro di Pina insieme a Michele Inglese, insieme ad altre persone. E sono loro che oggi supportano Bianca in questo oggi, nel presente, proiettate verso il futuro. Quindi ancora un grazie a Silvana, ma non solo per il lavoro fatto, ma per quello che sta facendo oggi e per quello che insieme ad Anna Maria, a Bianca, a Michele, a Concetta, eccetera, continuano a fare oggi. Grazie. Allora, io mi chiamo Silvana, ho 61 anni e 11 anni fa ho scoperto di avere la sclerosi sistemica e però ho avuto il fenomeno di Renault che era da quando ero ragazzina e mi curavano per, come si voleva dire, i geloni e poi dopo sono iniziati i miei problemi, tante cose, tanti sintomi. E fino a 20 anni fa mi uscì la prima ulcera al dito e quindi da questo ho iniziato tutto la diagnosi per il percorso per arrivare alla diagnosi ed è stata lunga e dolorosa perché avevo tanta rabbia, perché non arrivavo a quello che veramente io sentivo e non mi credeva nessuno. Mi credevano una malattia immaginaria, avevo tanti sintomi, tante cose, però fino a quando sono arrivata nel reparto di reumatologia da professor Cantatore e quindi ho avuto finalmente questa diagnosi, che si può dire finalmente, perché quando si ha queste patologie si ha bisogno di sapere perché uno si sente in questa maniera, perché anche la famiglia non ti crede. Poiché sono una persona molto attiva, molto energica, allora non accusavo tutti i sintomi e allora quindi è stato difficile anche per me, però io stasera sto qui per darvi un messaggio positivo, perché la malattia mi ha cambiata fuori, perché esteriormente mi ha cambiata, però mi ha cambiata anche dentro, perché sono una persona diversa, sono una persona positiva. Ecco, da pensare a tutto quello che ho sentito, tutto quello che può affrontare la malattia, invece io sono migliorata nel senso di pensare, mi sono concentrata a me stessa, mi sono concentrata su Silvana, sulla mia persona, perché fino a 50 anni io non mi escludevo, perché è la famiglia, ho cresciuto 4 figli, il marito, tutto quello che mi era concesso, però fino a quando veramente ho preso posizione su me stessa e ho fatto un viaggio dentro di me, come diceva Pina, un viaggio dentro di noi, che nel senso che io mi sono esaminata da sola e allora ho detto io non devo abbattermi, devo avere la forza di combatterla. Di combatterla fino a dire io, è difficile dirlo, io vincerò io, ogni giorno, io con la mia malattia, io faccio la sfida, dico ogni giorno quando sono le giornate no, dico no, oggi sono io che devo vincere, allora io, questo è il messaggio che vi voglio trasmettere, pensare su se stessi, nel senso che io non ho pensato ad iscrivermi a una palestra perché non avevo tempo, mi sono segnata una palestra, mi prendo cura di me stessa, vedo che tutto questo mi fa bene a livello proprio di tutto. Poi nel percorso ospedaliero ho incontrato Pina ed allora in un ricovero io con gli altri abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa per non sentirci soli, questa è la parola. Allora ci siamo, la caposala Rao ci ha fatto conoscere Antonella e quindi abbiamo formato l'associazione LAPMAR che a Foggia mancava, era un tassello che mancava e quindi io sono stata soddisfatta e ci credo ancora in tutto questo, perché
L'associazione non è solo una visione, un modulo che uno scrive e lo mette lì, invece partecipare, rendersi utile, fare qualcosa per noi, ma non per gli altri, per noi stessi, perché quando si organizza qualcosa, vedo le assenze, vedo la mancanza di interesse, la mancanza di questo, io vado avanti ancora perché io ci credo ancora. Perché con Pina, quando ci incontravamo, dicevamo, allora noi siamo arrivati a una certa età, perché diciamo che grazie a Dio, però quello che dobbiamo fare lo dobbiamo fare per i giovani, dobbiamo dare informazione, perché manca di informazione, perché le malattie reumatiche, senza togliere le altre malattie, però le malattie reumatiche non se ne parla ed è proprio una cosa che manca. E allora dobbiamo fare informazione e prevenzione, perché la prevenzione si arriva prima. Io sono arrivata a 50 anni per fare sì che ho avuto una mia diagnosi, per cui noi adesso andiamo, quando abbiamo perso Pina ci siamo sentiti un po' persi, però dopo abbiamo voltato pagina, abbiamo detto dobbiamo andare avanti per lei, perché lei ci credeva e noi altrettanto. E quindi anche perché noi diciamo sempre, lei ci ha trasmesso la forza e l'amore per la vita, e allora noi tutto questo lo dobbiamo fare ancora per lei. Grazie. Grazie a Silvana. La vita di Pina, che è racchiusa in questo quadro che vedete qui dietro, e la corsa contro il tempo di cui parlava Silvana è quell'orologio che vedete lassù e che tutti noi ovviamente sentiamo nostra, la corsa contro il tempo, quello che anche Pina sentiva, e il tempo che si è spento troppo presto per Pina ha interrotto dei progetti che oggi, grazie a queste persone, grazie a Bianca, grazie a Silvana, grazie a voi che ci sostenete, grazie alla famiglia di Pina, noi riusciamo ancora a portare avanti. Io vi ringrazio, non so se ci sono interventi, dottore Bucci vuole... Io vorrei chiamare se c'è la figlia della signora... No, non c'è. No, se qualcuno deve dire qualcosa... Volevo fare una domanda proprio al dottor Bucci. Dalle varie, non che non conoscessi le varie patologie, visto che mia moglie è affetta da uno shocker, no? Però visto che ci sono dei disturbi, chiamiamoli così, che sono comuni comunque a tutte le patologie, a tutte le, cioè non c'è lo shocker ma quel disturbo, quella connettività, l'altra. Ho visto da quello che egregiamente le dottoresse ci hanno illustrato, che ci sono dei disturbi che sono comuni comunque al di là di quale è poi l'inquadramento della patologia specifica. Mi sbaglio, cioè voglio dire, per esempio, quando si parla di secchezza non è soltanto lo shock, ma un po' in tutto, proprio l'astenia o piuttosto che i dolori articolari o altre cose. C'è un denominatore comune a tutte queste, a tutta, diciamo, a tutte le patologie. Sì, lei ha centrato un punto importante, perché ognuna di queste patologie ha sì delle proprie specificità, però come diceva giustamente la dottoressa Melillo nella sua relazione, vi è poi un sottofondo che le lega da un punto di vista proprio dei meccanismi di malattia e quindi delle espressioni nei vari sintomi. E noi abbiamo pazienti che hanno appunto una serie di sintomi in comune e che si accentuano casomai come specifico di una determinata condizione, ma in realtà poi ritroviamo in misura e in forma diversa anche negli altri ambiti patologici. Pensiamo al dolore articolare, per esempio, l'artrite e le artralgie sono presenti praticamente in tutte le malattie reumatiche infiammatorie, e di questo dobbiamo tenere ovviamente perfettamente conto, perché insieme alla terapia specifica spesso ci tocca dover fare una terapia sintomatica di supporto per questi sintomi che sono comunque comuni, ma proprio perché quello che diceva la dottoressa Melillo, alla base c'è una genetica che poi prende un indirizzo, ma la strada principale, il tronco principale della malattia spesso è in comune, e poi ognuno di questi pazienti prende una derivata un pochettino più specifica. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora io chiamerei un attimo, prima di concludere e poi di passare alla parte sullo screening, chiamerei Andrea Tomasini, il dottor Tomasini, che era un grande amico di Pina,
un grande sostenitore di Pina, e lo è ancora, e, che ci parlerà di un aspetto di cui Pina era molto appassionata. Prego Andrea. Allora, mi ricollego all'ultimo intervento, alla testimonianza fatta. Io l'ultima volta che ho visto Pina eravamo a cena sul mare e si parlava di medicina narrativa. Apmar ha iniziato per primo in Italia questo percorso, oggi va molto di moda, una copertina che ognuno si tira a proprio vantaggio e o scopre i piedi o scopre la testa. Recentemente quando abbiamo iniziato noi, diciamo che non è stato colto quello che avrebbe potuto significare come risorsa sia per la reumatologia, possiamo dire tranquillamente, perché era a valle di una ricerca fatta proprio in Puglia e presentata con un simposio satellite col professor Lavadura, un simposio satellite al congresso SIR di Venezia. E alla fine sì, diciamo, eravamo soltanto noi più un paio di professori di una università di Londra e uno di Harvard. Oggi invece se ne parla moltissimo, se ne parla forse talvolta anche un po' a sproposito. Pina era interessatissima all'argomento perché il discorso dell'orologio, cui Antonella prima accennava in quel quadro, non è soltanto la corsa contro il tempo, ma è un tempo diverso, che è il tempo dell'esperienza della malattia che scandisce in maniera differente il quotidiano. Intanto perché è a partire da un ingresso in un reame totalmente diverso, no? Ognuno di noi, diceva la santa, che nasce con due passaporti e vorrebbe utilizzarne sempre uno, cioè quello dei sani. Poi a un certo punto accade nella vita, una fase della vita di dover esibire un altro passaporto, entrare in un altro regno e adeguare questo regno, che è quello della malattia, la costruzione dei significati, l'esserci, lo starci. L'esperienza e il pianto sono tutte metafore che hanno in comune sia il discorso del tempo sia il discorso dello spazio, perché vicino e lontano, prossimo o immediato o quanto manca, a seconda di velocità si va. Questo fa una differenza non banale e ognuno di noi ha una sua velocità che è scandita dal risveglio, dalla vigilia magari mattutina, dal muoversi in uno spazio che è il quotidiano, dove costruisce significato e cerca un senso, considerando che non è più lo stesso di prima, quindi deve ricostruire una propria biografia che ha un inizio, che non è un inizio biologico ma è un inizio biografico, perché è un inizio a partire dal quale ci si racconta una maniera completamente diversa. Questo era un argomento che a fine interessava molto, anche perché è la consapevolezza di questa capacità di raccontarsi il primo passo per costruire quei ponti relazionali che attengono al rapporto col sistema delle cure, con il ritmo che impone il farmaco e quindi l'adesione, alla modificazione dell'immagine corporea, quindi a come si è nello spazio e ancora una volta nel tempo, perché si parla di una malattia cronica e cronico significa tempo. E ciascuna persona che ha una diagnosi di una patologia cronica, più o meno indipendentemente dal fatto se esista una cura, è chiamato a prendere una serie di decisioni su se stesso. Ecco, diciamo che la medicina narrativa, all'interno del discorso della cronicità, pone l'accento, se vogliamo giocare sempre con le metafore del tempo, sul kairos, cioè sul momento giusto, cioè sul fatto di dover cogliere quella finestra di opportunità che possono essere quei campanelli d'allarme di cui si diceva prima, perché di fatto la medicina narrativa induce un ascolto consapevole del proprio corpo, fondamentale, perché l'ascolto del proprio corpo è più forte di quello che il medico può indicare, passato perché il medico, fortunato e opportunamente, quando torna a casa non si ha più di medicina, chi invece ha una malattia cronica
se ne occupa sempre e sta sempre in compagnia. E, ecco, diciamo che riprendere il discorso della testimonianza e in qualche modo insegnare alla persona a raccontarsi anche il modo per ottenere il massimo dal proprio medico, perché la scansione temporale, la costruzione di significati attinenti al sé con la malattia, al sé con il farmaco, al sé con l'insieme delle relazioni che la malattia può condizionare, stigma, posto di lavoro e quant'altro, è anche il modo migliore per poi entrare a colloquio con il medico e ottenere il massimo dal dialogo con lui e chiamarlo un ascolto consapevole. E concludo con una osservazione semplice: se ci fate caso, esistono due modi diversi di dire, di fare riferimento al senso dell'udito, no? Sentire e ascoltare. L'udito è un senso, l'unico senso in cui noi non possiamo interrompere il flusso se non toccandoci, cioè chiudendo, no? Perché darwinianamente ha un vantaggio. Se noi dormiamo e c'è una minaccia, noi ci svegliamo e quindi possiamo in qualche modo proteggerci. E questo è il tipo di funzione dell'udito più semplice. C'è però una parte diversa, una componente diversa, che è quella che attiene all'ascolto, cioè che in qualche modo richiama l'attenzione nel momento in cui si dice di sé, perché l'altra persona con cui si parla, narrare pone sempre l'idea, no, che ci sia qualcuno che ascolta, altrimenti non ha senso. Ecco, diciamo, questa funzione del parlare, di richiamare l'attenzione all'ascolto, significa prendimi in considerazione, prenditi carico di me. E se ci riflettete un attimo, quando uno non ha sentito bene, dice all'altro, puoi ripetere, non ho capito. Ecco, l'ascolto è richiedere l'attenzione per essere compresi.